Mancano pochi minuti alla presentazione del settore giovanile del Marina Calcio. Per motivi contingentari di lavoro devo intervistare in anticipo, senza cena, dopo resterete, Vincenzo Vallefuoco e Claudio De Gregorio. De Gregorio, i due allenatori della formazione allievi interprovinciali, allievi 2009, allievi B. Ci siamo visti e sentiti più volte durante il Passalacqua, Vincenzo, e ti dissi cosa c'è dietro l'angolo di Vincenzo. E sei rimasto qui a Marina Calcio, vuol dire che ci stai bene. Esatto, no, ho trovato un ambiente sano, una società che ti fa lavorare tranquillo e quindi mi hanno proposto gli allievi interprovinciali, un progetto di 2 anni, quest'anno dovremo fare gli allievi, facciamo gli allievi interprovinciali e poi l'anno prossimo faremo gli allievi provinciali qui a Grosseto, gli allievi A. Claudio De Gregori, sei il secondo di Vincenzo, è la prima esperienza a Marina? No, al Marino ho fatto 4-5 anni e sono qui, ho sempre fatto l'accompagnatore. Quest'anno è la prima Allora, è esperienza la prima esperienza da da secondo allenatore, da allenatore. secondo Da allenatore in secondo seconda. allenatore, sì, no, sono Come lo contento. sta vivendo questo momento? Perché insomma, c'è sempre la prima volta. È un impegno importante perché insomma c'hai in mano ragazzi che comunque devi far crescere calcisticamente ma anche come gruppo Ecco, e perché in modo particolare come ragazzi, come come ragazzi, persone, che certo. poi diventerà un uomo, il calcio poi magari Il se calcio viene meglio viene ancora. dopo, sì. Il calcio gli può dare una prospettiva, ma insomma l'importante è quello che viene nel futuro per Te loro. la squadra, la società la conosci già perché sei da anni, sì, allora sei anche vice allenatore di Vincenzo e anche mezzo dirigente sempre. Sì, no, ora faccio il vice allenatore, i dirigenti le fanno altri, se no troppa roba, poi dopo diventa un conflitto di interesse troppo grosso. Vincenzo, questa squadra l'hai formata? Come ti ha trattato, tra virgolette, il direttore generale Mauro Masserelli? Perché Mi ha trattato bene, via. sennò poi gli tiro l'orecchio io, eh. Allora in privato, no, mi ha trattato bene. Questo è un gruppo che già l'anno scorso ha fatto un buon campionato. Sono stati allenati anche molto bene da Michele Bugiani e Bruno Perruccio, che gli voglio fare i complimenti per come i ragazzi li ho presi quest'anno. Ho preso un bel gruppo, saremo intorno a 25-26 ragazzi, Bel gruppo davvero, un bel allora. gruppo davvero, e ho ereditato veramente un bel gruppo. Grazie. Ereditato, ma chi c'è? Ci sono dei nuovi ragazzi arrivati da fuori o da altre società? Da fuori ne abbiamo, mi sembra due, sono venuti dalla ProSocial Lab, Tom Pietrini, Leo e Angiolini. Ho Andrea letto una Angiolini. società, la ProSocial Lab, che veramente sono dei ragazzi sicuramente affidabili come ragazzi. Infatti, perché noi già avevamo un gruppo ben nutrito, eravamo 25, sono venuti questi ragazzi e li abbiamo presi, li abbiamo tenuti. Siamo tanti, bisognerà fare dei sacrifici e sarà duro e difficile farli giocare un po' tutti, ma ci proveremo comunque. Allora Claudio, andiamo a chiudere questa intervista, poi vi lascio ai vostri impegni presi precedentemente. Cosa pensi di questa squadra? Te l'avete già vista perché siete già un po' che Sì, siete in è allenamento? un paio di settimane si sta facendo la preparazione. Ma i ragazzi sono bravi, il gruppo è abbastanza unito. L'unica cosa è che si andrà a affrontare sicuramente un campionato abbastanza Cioè, difficile. interprovinciale, ecco. Interprovinciale, quindi ti vai a scontrare con delle realtà diverse da quelle che probabilmente sono abituati venendo poi da un campionato giovanissimo. Però, insomma, piano piano qualche soddisfazione sicuramente ci si può levare. Insomma, Il direttore Mauro Massarelli come vi sta trattando, Vincenzo? Perché io, se no, poi in privato. No, ci sta trattando bene, ci sta trattando bene. Io credo sia un Mauro è. lusso avere un personaggio qui a Marina come Mauro. Mauro è, sì, è una persona competente, è una persona di cui ti puoi E ce ne sono pochi fidare. con la sua passione, oltre che Credo competenza. di sì, anzi, mi era passata un pochino la voglia, sinceramente. E quando mi ha chiamato Mauro 2 anni fa, mi ha fatto ritornare la voglia di allenare. Se hai qualcosa da dire, lo puoi dire, puoi salutare qualcuno, se no vi saluto No, io. va bene così, via. Va bene, Vincenzo.
in bocca al lupo di cuore, perché sarai una persona che vieni da lontano col calcio e sai cosa vuoi. Claudio, in bocca al lupo di cuore a questa tua prima esperienza. Grazie. Da Grosseto Sport, quando volete, è sempre a vostra disposizione. Grazie. Grazie e buona serata.